Alessandro Branati e mi occupo del marketing della Queen Sales. Il nostro è un lavoro che si svolge in equipe e viene fatto da diverse persone, da me, da Renato Morlottis, il designer, dai nostri atleti Ezio Sibona, Giusy Magliano e dall'ultimo acquisto, Vidar Jensen. Innanzitutto individuiamo l'obiettivo. Nel caso della Genesi volevamo una vela planante ma allo stesso tempo facile da armare e da usare. Si è deciso quindi di fare una vela con 6 stecche e 3 camber. Nascono quindi i primi prototipi, che vengono testati da Morlotti. Una volta che il prodotto è a buon punto, intervengono gli atleti. Ezio Sibona e Giusy Magliano per quanto riguarda le vele da condizioni nostrane, soprattutto per le grandi superfici. Vidar Jensen, il nostro atleta World Cup, per le vele Wave e per le metrature piccole delle vele Race e Slalom. La vela viene quindi sottoposta a modifiche fino al risultato che soddisfi l'obiettivo iniziale. Parallelamente, i test servono anche per verificare la bontà dei materiali, nel caso questi vengano poi utilizzati nelle successive vele di serie. Infine, la parte commerciale. Si studia il look, le finiture e i colori delle vele. La costruzione delle vele avviene attraverso delle operazioni semplici e predeterminate, come la prima operazione ad esempio è la tracciatura dei ferzi mediante l'utilizzo di dime che sono costruite in materiale simile a quello delle vele, in genere si usa del monofilm perché è molto stabile anche nel tempo, non risente di deformazioni. Con queste dime si tracciano i pannelli che poi vengono tagliati con forbici normalissime oppure con attrezzature come taglierine rotative, rama rotativa. E successivamente i pannelli tagliati vengono assemblati mediante l'utilizzo di nastro di adesivo. Si nastrano, si incollano, si rinastrano lungo le cuciture con tessuti che garantiscono la tenuta allo strappo e dopo nella fase successiva ancora le vele vengono cucite in tutta la loro estensione. La mia collaborazione con la Queen è iniziata nel 90, sono praticamente 3 anni che lavoro con Ezio e con Renato, che è il nostro velaio, per provare e testare le vele della serie Sintesi e Genesi. In pratica il lavoro si traduce nel fatto che per ogni metratura vengono provati diversi prototipi, dopodiché quello che secondo noi viene giudicato il migliore viene proposto al pubblico. Il lavoro di test sulle vele è un lavoro molto particolarizzato, in quanto bisogna mettere in relazione tutti i tipi di albero, in relazione ai vari tipi di metratura, quindi la durezza dell'albero stesso, il lavoro sulla base della vela, che è molto importante, la stessa cosa si può dire per la tasca d'albero e gli occhielli per le altezze del boma. Poi c'è anche un lavoro molto particolare per quel che riguarda le stecche e non ultimo, vista l'importanza ormai che ha assunto il camber, la grandezza e l'altezza stessa del camber. Hi, my name is Vidar Jensen, I'm from Canary Islands. Sono Vidar Jensen, vengo dalle Canarie, sono in Italia per lavorare con Renato della Queen Sail. Sto testando i prototipi Race sul lago di Como. È la prima volta che vengo in Italia e devo dire che è un'esperienza nuova per me, perché sul lago non ci sono onde e vento forte. Sto anche lavorando sulle nuove vele Wave per la World Cup alle Canarie. Spero di tornare in Italia per la gara di World Cup su Garda. The World Cup in Lake Garda in September.